Ciao a tutti, nuovo video, senza trucco e senza inganno, oggi senza make-up, senza luci artificiali, sto registrando con la luce naturale per parlarvi di pelle e dei prodotti, alcuni prodotti che sto utilizzando in questo periodo e alcuni che sto utilizzando da mesi che mi aiutano a mantenere la pelle luminosa. Ho deciso di registrare questo video adesso che mi sono appena struccata per farvi vedere proprio com'è la mia pelle. È un periodo particolare per la mia pelle perché d'estate ho più problemi, tra virgolette, rispetto all'inverno perché qualsiasi o quasi prodotto che io vada a usare mi crea delle piccole imperfezioni date forse anche dal sudore o da queste cose qua. Quindi dei piccoli puntini, diciamo, che poi magari con un prodotto lenitivo vanno a sparire, ma il giorno dopo, se applico un altro prodotto, tornano. Quindi, insomma, è un periodo un po' così, non mi sto lamentando assolutamente. Prima che arrivi un commento, di cosa ti lamenti? No, per nulla. Però un tempo io avevo una pelle più problematica l'inverno e più bella e più tranquilla, diciamo, l'estate. Adesso forse è anche un po' il contrario. Quindi devo cambiare le mie routine, non posso più fare tutte le mie stratificazioni perché risultano eccessive. Forse perché idrato anche molto bene la pelle durante l'anno e quindi non mi serve più così tanto, non mi servono più così tanti step. Non lo so. Comunque la situazione è questa. Ma nonostante questi piccoli capriccetti, la pelle devo dire che è sempre bella, luminosa, molto mi piace, ha una luminosità naturale che mi permette anche di non indossare il fondotinta, di uscire struccata, non ho neanche il correttore, insomma ho solo le sopracciglia oggi, quindi potete vedere e mi piace davvero moltissimo. Cosa uso per avere questo effetto e per mantenere la pelle così? Perché ormai sono mesi che comunque ho la pelle luminosa. In passato ho avuto un periodo in cui avevo la pelle che, cioè, era grigia, veramente grigia, spenta, morta, una cosa paurosa. Poi negli anni, cambiando prodotti, iniziando a utilizzare meglio prodotti, e trovando poi nell'ultimo periodo quelli più adatti a me, la situazione è davvero cambiata. Oggi voglio parlarvi di quelli che sto utilizzando nell'ultimo periodo, alcuni anche ormai da settimane se non mesi, per raccontarveli appunto e dirvi un attimino e darvi i miei consigli. Allora, il primo è sicuramente un trattamento che potete fare una volta a settimana o quando, insomma, lo ritenete opportuno ed è questo qua, l'Enzymatic Peel della linea Luxe di Eterea Cosmesi. Io non vi ho ancora parlato di questo prodotto, ve l'ho presentato sul blog, ma non ve ne ho parlato, diciamo, come review e quindi ho deciso di inserirlo in questo video perché lo utilizzo davvero con piacere. È un peeling a base di bromelina e papaina, quindi un peeling enzimatico che va ad esfoliare leggermente la vostra pelle, promuove il rinnovamento delle cellule e ovviamente vi aiuta a mantenere il viso bello luminoso. È un peeling in gel praticamente, si va a massaggiare sul viso, si lascia in posa qualche minuto, poi con le dita inumidite si va a massaggiare, si viene a creare una specie di latte detergente e poi si va a rimuovere. È un peeling delicatissimo, secondo me può essere davvero indicato per tutti i tipi di pelle perché non crea neanche quel leggero pizzicore che a volte i peeling enzimatici creano. Questo è davvero leggero, 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 ma efficace. Io lo trovo un ottimo prodotto, sicuramente se non avessi usato in passato, insomma non usassi ancora il peeling di Dr. Alkaidis, la maschera diciamo enzimatica di Dr. Alkaidis, avrei gridato al miracolo con questo prodotto, però usando quella che già nei mesi mi ha mantenuto la pelle ad un livello di luminosità pazzesco, questo mi sembra sì buono, però non ho detto oddio che meraviglia, perché ero già abituata a quel tipo di effetto. Spero di essermi spiegata. Se voi non avete provato quel prodotto lì e magari non avete neanche provato peeling enzimatici, questo dovete provarlo, perché quando inizierete a usare i peeling enzimatici vedrete la differenza e la vostra pelle ne gioverà sicuramente. Un trattamento questo da fare ogni tanto, o con costanza appunto circa una volta a settimana, oppure quando vedete magari la pelle un pochino più spenta, un po' più ingrigita. Per quanto riguarda invece una continuità nella skincare, io vi consiglio di usare degli oli viso mirati per la vostra tipologia di pelle che possono aiutarvi a mantenerla sempre in condizioni ottimali. Io
ho deciso di citarvene due che uso ormai da mesi e sono questo che è il siero di Biomarina, non ha più l'etichetta perché si è staccata, è praticamente terminato, ne ho pochissimo e lo sto centellinando. È un siero che però io definisco più un olio perché comunque la consistenza ricorda quello, molto leggero, che per la mia pelle è davvero una manna. Io lo amo alla follia e mi ha aiutato tantissimo a mantenere la pelle luminosa e ancora mi aiuta. Un altro prodotto che ho notato mi aiuta a mantenere la luminosità del viso è questo, l'olio Beltade, olio viso alla canapa di Alchimia Natura. Un olio veramente ottimo, con vitamina E, vitamina C, olio di canapa, di avocado, jojoba, borragine, olio di ricino e estratto di elicriso. È davvero un prodotto meraviglioso, ne basta una goccia, non è pesante, non è unto, ottimo davvero e mi ha aiutata e continua anche a aiutarmi. Quindi io ve li consiglio entrambi alla grande. Poi prodotti entrati ultimamente nella mia skincare, di cui abbiamo già parlato, quindi su cui non mi soffermerò su questi. Uno Face Toner di Abbadue, cioè ormai la mia fissa, sto cercando di dosarlo e di non usarlo troppo, però mi rendo conto che è un tonico che mi aiuta anche questo nella luminosità del viso. E l'altro invece è un prodotto di cui abbiamo parlato da pochissimo e è questo qui, lo scrub alla mandorla di Skin Yoga, quindi anche su questo non sto a soffermarmi, però sono due ottimi prodotti che mi aiutano a mantenere la mia pelle così. Ultimo, ma non per importanza, una lozione. Vi ho pubblicato poche settimane fa o pochi giorni fa, adesso non so quando caricherò questo video, la review sul blog, e è questa, la lozione viso tonificante di Bioficina Toscana. Io avevo già usato l'illuminante che sicuramente all'interno di questo video poteva essere più indicata, però devo dire che ho trovato anche questa tonificante molto valida per mantenere la pelle bella ossigenata e bella attiva. Quindi ve la consiglio. Lozioni che potete usare sia dopo il tonico sia da sole. Io d'estate la utilizzo anche magari la sera subito dopo il tonico e poi non applico neanche la crema, metto solo il contorno occhi, oppure durante i mesi più freschi l'ho utilizzata all'interno della mia skincare, diciamo stratificabile. Quindi sì, tanto tanto consigliata, a un prezzo piccolino perché costa poco più di 10 euro. Quindi io ve la consiglio se non siete abituati a una tipologia di questo genere, quindi a una lotion, a un prodotto leggero, anche multiuso perché potete utilizzarlo abbinato ad altro oppure da solo in base alle vostre esigenze e alle vostre abitudini, davvero da provare. Quindi direi che questi sono i prodotti che mi aiutano a mantenere il viso in queste condizioni, che sì, sicuramente non saranno splendide da vedere in video perché presentarsi truccate con l'illuminante e già una luminosità in più data dal make-up potrebbe essere meglio, però io ci tenevo a farvi vedere la pelle realmente com'è utilizzando anche questi prodotti. Spero che il video vi sia sembrato utile, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete dei prodotti voi che consigliate per mantenere la pelle luminosa e bella ossigenata, tutto qui nei commenti perché può servire a me, ma può servire anche a chi li leggerà. Vi mando un bacio grande e se avete voglia ci vedremo al prossimo video. Ciao!